sua personale. Anche se uno diceva, penso, ah, se la rischia. Vabbè, dai, quando la guardo Sì, anch'io, me sì. ne faccio una Dai, dai. copia. Sì, semmai la facciamo martedì, dai. Ci vuole il microfono o la voce alta? Bisogna chiedere di là. Sì. Dai, cominciamo, dai. Cominci, cominci pure. Allora. Grazie. Allora, numero 1 del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria sente, ad mi si iniziative sente. varie. Bene. Ci sono buoni in realtà. Se volete parlare adesso pure. Siamo in streaming. Numero 17, procedura di liquidazione del presidente, procedura di liquidazione delle soppresse comunità montane, nulla osta alla cessione di beni. Bene. Numero 18 del presidente, progetto di bilancio dell'esercizio 2013 PS SPA, indirizzi per il rappresentante regionale all'assemblea dei soci del 24 luglio 2014. Numero 19, vicepresidente, ma chi va? Deve essere individuato, ma ci sarà la delega, devi andare tu perché non lo sapevo. No, chi va? Perché c'è un nuovo incarico. Ah, perché la Fisse, partecipata è sì, fisse, ora chi fisse, va non lo so, però non sì. va un rappresentante della regione, va Sì, fisse. so che è fisse. 19. 19, rinnovo del vicepresidente, rinnovo dell'accreditamento istituzionale della società Gioia SRL, istituto di Francesco, Santa Chiara, via Berdini, Genova. Numero 20, rilascio dell'accreditamento istituzionale all'azienda pubblica servizi alla persona per le Pievi Unite d'Europa Marini, Sisori RSA, Lavagna, Genova. Numero 21, il vicepresidente ha una riscritta linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine. Non sono arrivate segnalazioni a te nemmeno No. Insomma, no, facciamo. Va bene Grazie, allora. sì. Numero 22, assessore Barbagallo, approvazione bando per la concessione di aiuti una tantum agli imprenditori agricoli per il recupero fini produttivi di terreni incolti. Legge 4 del 2014, articolo 7, stanziamento €200.000. Numero 23, assessore Barbagallo, approvazione bando, concessione contributi per la costituzione di consorzi funzionali all'attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria e finalizzato alla gestione forestale. Legge 4 del 2014, €300.000. Numero 24, assessore Berlangeri. Legge regionale 28-2006, proroga della data di conclusione del progetto caratterizzazione e valorizzazione della peculiarità della rete pensionistica delle 5 Terre, dell'STL 5 Terre, Riviera Spezzina, al 30 settembre 2014. Numero 25, assessore Berlangeri, legge regionale 28 del 2006, non accoglimento della proposta del termine di conclusione del progetto turismo attivo dell'STL Italia Riviera, ai sensi della DGR 1615 del 2010. La spieghi perché una la proviamo, una no, adesso lo sapere. Perché la STL Italia Riviera, quello savonese? Era la terza proroga, STL primo, quello della Riviera Spezzina, è la prima proroga ed è una proroga per la conclusione proprio dell'ultimo della rendicontazione dell'ultimo patto della rete sentieristica, sono finiti i lavori. Invece l'STL Italia Riviera era la quarta proroga e non hanno ancora cominciato le attività. Le attività era quello di fare un bus navetta tra Noli, Finale Ligure, Potorno e non hanno ancora esperito le procedure. Sapere da voi Siamo del piedistà. mi pare che abbiamo già fatto due gare andate Due carrellate deserte. provano Ecco, provano il stato capofila alla finale di Bene.
Numero 26, assessore Berlangeri, progetto ARTIFA, programma Italia-Francia, Autotra 2007-2013, modifiche ed integrazioni alla convenzione con la Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, dopo la deliberazione 1267 del 2013, l'impegno di euro 20.492,82 IVA compresa. Abbiamo poi prima della 27, che perché ecco, bisogna farla 28, sono collegate. Sì. Quindi numero 28, assessore Guccinelli, VAS, ex legge regionale 32 del 2012, variante alla scuola in località Marmoraira, Queirano, proponente consorzio Coart, parere motivato positivo con prescrizioni. E poi la 28 dell'assessore Cascino, comune di Queirano, Savona, approvazione variante sua di iniziativa privata in zona di località Marmoraira, in variante contestuale al PRG, per l'insediamento di una grande struttura di vendita alimentare anche della tipologia del centro commerciale. Numero 29, assessore Guccinelli, VAS, ex legge regionale 32 del 2012, piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, parere motivato, positivo, con prescrizioni. Numero 30, assessore Guccinelli, le assume lei questo? Sì, siamo legge d'accordo. Regionale 38 del 98, può subire di trasformazione di 1A, ex Cave Ghigliazza, comune di Finale Ligure, Savona, proponente Cavarene Candide, SRL, pronuncia di via, positiva, con prescrizioni. Numero 31, legge regionale 38 del 98, articolo 13,6, progetto di coltivazione e recupero ambientale Cava Prevo in comune di Vado Ligure, Savona, presentato da Giugi S.P.A., parere interlocutorio negativo. Numero 32, assessore Guccinelli, legge regionale 38-98, modifica il progetto 1288 relativo all'impianto di produzione di energia eolica e opere connesse, denominato Brick Chioggia, nel comune di Calice Ligure, Savona, presentato da Elettrostudio S.P.A. Numero 33, assessore Guccinelli, report di analisi dei poli di ricerca e di innovazione, definizione di linee di indirizzo e di sviluppo dei poli stessi. Numero 34, assessore Paita, che è delegato all'assessore Cascino, trasferimento, imputazione, risorse per euro 100.000 relative agli interventi urgenti di ripristino provvisorio della viabilità sulla strada provinciale 51 e di posa in opera segnaletica sulla strada provinciale 51 e 63 ai fini della riapertura al traffico con limitazioni. Numero 35, assessore Rambaudi, autorizzazione all'asta ospedale Sant'Antonio con sede in Sassello, Savona, alla vendita a terzi mediante trattativa privata di un terreno pertinenziale sito in Sassello. Sta facendo un piano di vendita per mettere in equilibrio il bilancio, quindi concertato con gli uffici. Bene. Numero 36, assessore Rossetti, che ha delegato all'assessore Rambaudi, deliberazione numero 15 in data 9 giugno 2014 del Consiglio dell'Ente Parco dell'Ancola concernente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, determinazioni conseguenti. Invece la 37 riguarda sempre deliberazione 30 del maggio 2014 del Consiglio dell'Ente Parco di Montemarcello Magra, concernente del conto consuntivo anno 2013, determinazioni conseguenti. Numero 38, firma congiunta Rossetti-Rambaudi, presa data dell'approvazione del bilancio di esercizio 2013, ai sensi del DPGR numero 10 dell'azienda pubblica di servizi alla persona ISA, centro di riabilitazione polivalente, casa di riposo San Giuseppe d'Imperia. Numero 39, assessori Rossetti e Rambaudi, presa data dell'approvazione del bilancio di esercizio e titolo del DPGR 10 del 2003 dell'azienda pubblica di servizi alla persona, casa di riposo, pensionato Imperia di Imperia. Poi abbiamo oggetti. Allora, fuori sacco del vicepresidente. Disciplina dell'istituto di distacco presso la Regione Liguria, l'Agenzia Regionale Sanitaria di personale dipendente dirigenziale del comparto dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Rendiamo un po' più, normiamo i passaggi, i trasferimenti, la possibilità di gestire personale che dalle ASL viene a Regione.
Sì. Immagino viceversa. E un argomento, firma congiunta, assessori Buccinelli e Rossetti, sì, programmazione, lo prendo io. Programmazione comunitaria 2014-2020, indirizzi per la definizione del piano di rafforzamento amministrativo PRA. È urgente per... Non so bene cosa dobbiamo, che tempi abbiamo, ma oggi bisogna farlo. Basta? No, come atti, sì, però ci sono due comunicazioni dell'assessore Rossetti, che quindi fa l'assessore Rambaro. Guarda, la sottoscrizione del protocollo di intesa sullo schema di gare, quindi mi sembra molto sulle centrali, sono i comuni che hanno però l'altro invece non so qual è. E questa applicazione è della questione di adempimenti conseguenti alla DGR 849. Vogliamo farla martedì? Abbiamo un attimo su urgente perché l'hanno portata come bandiera. Cosa dice? Dire un aperto per il voto di collaborazione di avere. Guardi un attimo, Gabri. Ho lavorato un attimo molto urgente. Chiediamo. Un secondo se urgente, se facciamo vabbè, sono le misure conseguenti alla non ci siano problemi, autorizziamo il direttore del bilancio a, dice che si sta andando avanti, a sottoscrivere l'accordo transattivo previa determinazione della convalida dell'ammontare degli MTM dei derivati in oggetto eccetera. Direi che ha reso conto di quello che è successo a seguito della delibera. A questo punto si fanno gli atti successivi. Sì. Va bene, direi questa è la sua relazione. Basta? Abbiamo finito? Bene. Ci possiamo salutare per adesso. Allora, abbiamo la conferenza stampa a mezzogiorno e mezza. Viene l'azienda e abbiamo poi la presentazione per chi è interessato, essendo della zona, dei lavori del pronto soccorso del Boria di Sanremo. Stiamo arrivando alla consegna e poi sarà un po' di cose da fare, però, insomma, e di un parcheggio che riguarda Taggia. Chi c'è? Non viene l'assessore Giorgi. L'assessore? No, no, ma di noi chi l'ha seguita? Dunque era una cosa di Cucinelli. Cucinelli della parte, ma vabbè. La presentano loro. La facciamo spiegare. La presentano i comuni. La facciamo spiegare dal comune. Perfetto. Era nell'ambito del FAS. Bene. E a seguire ci sarà la conferenza stampa con la presentazione del test match di Rugby Italia Argentina. Partecipare. Il solito violento ci parla di dello scusa, sport. Allora dobbiamo tornare qua alla mezza, tornare qua alla mezza di là. Le 12 e mezza l'abbiamo anticipata. Allora, scusami, capito, adesso ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Fisicamente devo tornare qui o tornare là? Di là. L'azienda quando la vedi? Là. La facciamo direttamente in conferenza. Direttamente in conferenza. Quindi io da riferirmi. Mi fai a seguire. Sì. Bene. Vogliamo un attimo. Sì, diciamo che